Una cotta naturalmente calcistica per Dell'Anno che gioca sin dal primo minuto. Fresi di conseguenza torna stabilmente al centro della difesa, priva di Festa, squalificato. La cronaca dirige Braschi questo incontro. Attacca il Padova sulla destra, questo cross di Sconziano chiude perfettamente Craic di testa, ma Pagliuca c'è e sventa. E Padova quindi che tenta di sorprendere l'Inter nei primi minuti, Inter che si rifà viva con Roberto Carlos per Branca, non sa che fare il centravanti nerazzurro in area del Padova. Quindicesimo, lottano su questo pallone Amoruso e Fresi. Alla meglio Amoruso, la palla poi viene mandata verso Vlahovic che chiude perfettamente sul secondo palo, distratta la difesa nerazzurra, ma Vlahovic torna a segnare in campionato dopo l'ultimo gol, 14 maggio scorso. La risposta dell'Inter, Carbone, palla in mezzo, Branca ben appostato, colpo di testa sul fondo. Inter che prova su calcio piazzato, abbiamo visto la punizione di Roberto Carlos, poi finta di Carbone, finta di Roberto Carlos, tocca a Carbone, Buonaiuti osserva la palla che sfila sul fondo. Carbone, Ince, siamo al 41esimo, va a pescare l'inglese Carbone, da fondo campo il cross, Ganz appostato, colpo di testa, perfetto, Buonaiuti, nulla può, è il quinto gol in campionato, il terzo gol consecutivo per Ganz ed è l'1-1 per l'Inter, risultato che chiude la prima frazione di gioco. Secondo tempo con lo stesso copione del primo, Padova velocissimo. Vlahovic, Craic, Gabrieli e la palla sul fondo. Ancora Amoruso che va a pescare con questo perfetto lancio. Vlahovic non tocca a terra la sfera, Pagliuca c'è e non c'è e il pallone trafigge per la seconda volta l'estremo difensore nerazzurro. Dopo un primo e 50 secondi doppietta di Vlahovic. Padova che attacca ancora con Sconziano. La rovesciata di Vlahovic, la semigirata di Vlahovic e la respinta di Paganin. Ora, punizione di Roberto Carlos, la respinta di Buonaiuti, Craic nel tentativo di rinviare, palla sulla traversa. Si gioca ora in pratica ad una porta sola ed entra Berti, dopo 2 mesi e mezzo a rilevare Carbone. Centrocampo nerazzurro con più nervo, ma con Roberto Carlos che prova da tutte le distanze. Buonaiuti, imbattibile, devia in calcio d'angolo così. Ancora l'Inter, conquista questo pallone sulla tre quarti, Fresi verso Ganz, arriva Nava e c'è il contatto con la mano destra. Braschi è nei pressi e concede solo il calcio d'angolo. L'Inter che continua nella sua azione, ancora con Ganz verso il centro, poi c'è questo contatto di Branca con Rosa, ma tocca con la mano il centravanti nerazzurro, ammonizione e Padova che cerca il break con Longhi, palla sul sinistro, la deviazione di Pagliuca, bellissima, in calcio d'angolo. Alla 30esimo già ammonito, Nunziata per questo intervento su Ince, viene nuovamente ammonito e quindi cartellino rosso. Padova che gioca l'ultimo quarto d'ora in 10 uomini, reclama ancora l'Inter, contatto con Giampietro in area, probabilmente c'erano gli estremi per un calcio di rigore, Braschi lascia proseguire. Inter che insiste sempre sulle fasce con Roberto Carlos, il tentativo di traversone, la palla che non viene recuperata da Branca nell'area piccola. Ed ora al 42esimo, Ince per Zanetti. L'argentino cross il colpo di testa di Ganz e quindi ancora Buonaiuti che anticipa Ince in uscita. Inter distratta negli ultimi 16 metri ed Inter che non vince in trasferta da 7 mesi, ma Inter che può recriminare con Braschi. Ed è la vittoria, come hai detto tu, Giampiero, di Goran Vlahovic. Da questa sera dopo l'uomo è tornato forse il giocatore che Padova s'aspettava di ritrovare. A te la linea.